Signori elettori, signore elettrici, sono il candidato a sindaco della lista numero 1 che il 15 e 16 maggio del 2011 a Cariati si contenderà le prossime elezioni amministrative con la lista numero 2 e la lista numero 3. La nostra è un'unione civica sostenuta da partiti storici radicati sul territorio, PD, UDC, Socialisti Uniti di Zavettiere e Giovani Democratici. Abbiamo voluto condividere questo progetto con la società civile, ecco perché abbiamo riservato in lista 4 posti a esponenti della società civile, che è e rappresenta il nostro valore aggiunto. Noi abbiamo fatto questo ragionamento. In questo momento noi siamo alternative a questa maggioranza che si ripropone e siamo altresì alternativi all'altra lista, la numero 3, con candidata sindaca Filomena Greco. E abbiamo ritenuto di dover condividere una presumibile vittoria e affermazione amministrativa non con i partiti, chiudendoci all'interno degli iscritti dei partiti storici, ma condividendo questa vittoria con la società civile. Il progetto nostro è semplice: restituire alla città di Cariati, alla comunità di Cariati, la rappresentanza nelle stanze che contano, e quindi sia in giunta che nel consiglio comunale. Ecco perché abbiamo fatto questa apertura alla società civile e siamo andati ad individuare le persone che intanto abbiano risolto i loro problemi, di sistemazione professionale, economica e quant'altro, di modo che nessuno potrà dire che quella persona della società civile ha sposato con noi il progetto perché vuole prendere dalla politica e non dare. Sono tutte persone che non hanno bisogno della politica per affermare loro stessi nel lavoro, nella professione e nella vita delle relazioni interpersonali, quindi sono persone che vogliono il bene di questo paese, che hanno, tra virgolette, Cariati nel cuore. Io ho preteso che al primo punto del nostro programma venisse enunciato il principio della imparzialità, nel senso che è nella Costituzione che è scritta, che è scritto come un amministratore deve comportarsi, come un ufficio pubblico deve comportarsi. Un amministratore che gestisce un comune lo deve fare in maniera imparziale. E l'articolo 97 della Costituzione dice appunto che gli uffici pubblici, le amministrazioni, debbono perseguire il principio dell'imparzialità e del buon andamento. Se una coalizione si pone questo principio, significa che andrà ad amministrare la cosa pubblica nell'interesse della collettività e giammai dei singoli. Se sei imparziale, non farai mai gli interessi di un tuo supporter, sostenitore, a discapito della collettività. Ed è quello che purtroppo è successo in questi ultimi 5 anni. Io non faccio nomi perché non mi interessa fare dei nomi o personalizzare la campagna politica. Però fate un piccolo escursus con la mente e andate a vedere quello che è successo sui concorsi a vigili, vi renderete conto che lì la politica è intervenuta sulla commissione, ha inquinato l'esito finale e ha personalizzato una possibilità di realizzazione dei 345 candidati. E lo stesso è successo anche nel concorso nell'area finanziaria. Prima volta nella storia un concorso è stato vinto da un fratello di un assessore. Non si era mai verificato da che io faccio politica, da quando avevo 14 anni, ho iniziato a fare politica dal 78, tutte le amministrazioni che si sono succedute, io non ricordo a memoria d'uomo che un sindaco, un vice sindaco, un assessore abbia mai inteso spendere la propria carica per dare il posto e sistemare un proprio fratello. Questo noi vogliamo rappresentare, rompere con gli schemi della politica di parte, che antepone gli interessi personali alla collettività, per restituire alla collettività una rappresentanza imparziale e che persegue il buon andamento. Buon andamento significa efficacia, efficienza e rapidità nelle decisioni, interesse pubblico collettivo. Questo è il nostro programma e l'abbiamo fatto condividendo con i cittadini. Noi questo vogliamo rappresentare
e ci riteniamo alternative a questa maggioranza ed alternative alla lista numero 3, che è orfana di partiti, che è orfana di rappresentanti politici radicati, ma che è un coacervo, purtroppo mi dispiace dirlo, di persone singole che sono, ritengo, dei diseredati della politica, che stanno insieme per rappresentare un concentrato, un aggregato di interessi pericolosi per la democrazia di questo paese. Il 15 e il 16 di maggio votate la lista numero 1, Cariati nel cuore, e vieni via con me.